servizio torna Arthur Schwarz, lui che ha aperto il break per Latina, qui serve ancora altrettanto bene, Pesaresi però lo tiene alla grande, poi grande attacco di Patrin, extra rotazione, tutti lì, lo scontro tra Transalpini, questa volta lo vince Patrin, 9-10. Bellissima extra rotazione in parallela di Patrin, ottima, ottima palla, allargata bene da questa alzata di Svertoli. Bravo. Qui la possiamo rivedere, di spalle gliela dà molto molto bene. Perfetta, la palla per... Sul 13 pari serve Mosca, il suo flotte ricevuto da Tilly. Seganov va a cercare proprio Tilly, questa volta però il muro di Milano ha effetto con Janko Zamernik, il francese fermato, 14-13. La rotazione precedente era riuscito a fare una bellissima diagonale, stavolta con Zamernik gli ha messo le mani, gliel'ha chiusa in modo perfetto. Sempre Seganov col suo flotte, ancora Mari in difficoltà, Svertoli prova ad aggiustarla per Patrick, attacca lontano da rete, manda in difficoltà Seganov, Pesaresi la deve tenere viva perché la palla era in campo, arriva Mar dalla seconda linea, gran difesa di Cavaccini, poi Tilly la tiene viva, ancora Mar, che azione, poi Ishikawa deve regalare la Fribol lunga e invece mette un punto incredibile Ishikawa, che lettura ha visto! Come si stavano muovendo i giocatori di Cisterna e ha piazzato questa palla lunga. Però abbiamo visto due difese veramente strepitose. Uno scambio strepitoso, Giorgio. Arbitro Jean-Patry in battuta. Parte il francese, Cavaccini risponde presente, poi Sottile a cercare l'entrata un velo che però si fa murare da Mar, se non ho visto male, e qui 21-19, muro pesante su un velo. Mar, altra dimostrazione del tempo giusto a muro, proprio ha messo le mani sulla palla, gli ha chiuso qualsiasi strada a un velo. Anche il ritmo che si spezzetta un po', va a servire Mosca, il suo flot ricevuto da Cavaccini, deve inseguirla Seganov, allora attacca Sabi col muro a tre che però lo aspetta lì e chiude il punto, se non sbaglio Svertoli. Svertoli pare dall'entusiasmo l'abbia presa lui, vediamo da qua, ma credo proprio di sì. Sì, ha cercato l'ennesima parallela Giulio Sabi, questa volta Svertoli però è riuscito a chiudergli. Ma giustamente, perché il muro più basso però deve tenere il braccio un pochino più alto. Si è concentrato qui Tilly che cerca un servizio più morbido, ricevuto bene da Marco e arriva Patrick che attacca questa palla tesa e la palla è giudicata in campo, punto Allianz, e qui spartano subito dal suo allenatore Kovac a dire è buona, non chiamare il check. No, ma un po' di giocatori hanno detto, dicendo che era fuori, un po' di giocatori che era, dicendo che era dentro. Alla fine 8 pari e certo di poi pari. A servizio Arthur Schwarz. Forza Schwarz, Pesaresi in difficoltà ma le riceve bene. Poi il primo tempo di Zamernik che riporta in vantaggio Milano, 17-16 per i meneghini. Lorenzo, bellissimo primo tempo, ottimo anticipo, palla girata diagonale, molto molto, nulla potuto il muro di Cisterna. Va subito a forzare il francese, Mar risponde, poi Svertoli a cercare Mosca che trova la linea del fondo campo, grande attacco di Leandro Mosca. Ma Leandro Mosca, se gliela dai bene, la palla la prende molto alta ed è molto difficile da fermare perché è fermo e invadente. Servizio adesso Seganov, ricevuto da Marra, poi Svertoli a cercare dall'altra parte Patry, e qui gran diagonale di Gian Patry, ma anche grande regia di Svertoli. Grande regia di Svertoli, bravo, mi hai tolto le parole di bocca, bravo, bravo Riccardo Svertoli, perché si accorge del muro troppo verso il centro della top volley. Solo per mandarla di là ma anche per renderla difficile, Pesaresi gran ricezione, poi intanto qui Cavaccini che rischia di tenere, guarda, ci fosse stato il pubblico questa sarebbe stata una giocata da applausi nonostante l'errore, perché io lo applaudo comunque, ha fatto una cosa, guardate qui la rincorsa di Cavaccini e il rovesciata e l'ha presa un po' troppo di come gestisce il servizio Randazzo, ricevuto da Pesaresi, poi Svertoli su Mar, chiude una gran diagonale molto stretta, Stephen Mar, 13-16, adesso Milano prova, adesso ancora Seganov al servizio, cambia però angolo di servizio per cercare sempre Basic, certo. Lo trova, poi Mosca, qui Daldello ha dato una palla
Al bacio? Esatto, bravo, al bacio. E Leandro Mosca chiede il punto, Giorgio. Leandro Mosca è 2,08 m. La palla gliela devi dare un metro sopra dal... Adesso Leandro Mosca. Ricevuto da Tilly. Seganova va a cercare proprio il francese che attacca forte. Mosca la tiene. Poi Patrick che deve alzare per Ishikawa che cerca una rigiocata. Trova il money out. Ma qui tutti vanno a abbracciare il giovane Leandro Mosca che ha difeso un super attacco di Tilly. Esatto. Ma è stato bravissimo perché si è posizionato nel corridoio fuori dal muro. È lì che il giocatore di posto 5 si deve piazzare. Le palle toccate dal muro devono... Mentre si accomoda in panchina per la rotazione, 16 pari a servizio burnout. Cavaccini riceve ma la palla è lunga. Milano non ha una buona occasione adesso per attaccare con Patrì. Sabi, Cavaccini riesce a tenerla viva, vediamo se attacca Schwarz, lo fa, ma Patrì copre, poi Sberti a cercare Ishikawa che attacca con il tocco del muro. Milano la porta a casa, ma questa volta un bellissimo scambio da ambo le parti, Giorgio. Finalmente abbiamo rivisto un po' di bella pallavolo. In questa azione abbiamo visto Patrì che ha recuperato un pallonetto spinto sopra il muro di Crick, che era veramente... Servizio Tilly. Va a forzare Tilly, lo contiene Urnaut, poi Sverdri a cercare Cosamerni, che qui è andato di tutta potenza, 19-18 per Milano. E finalmente anche Cosamerni che riesce a fare un primo tempo, perché tante volte... Cioè... ...sottile per il servizio, ricevuto da Ishikawa, Sverdri a cercare dall'altra parte Urnaut, che attacca in diagonale e non trova il campo... Molto indeciso l'arbitro. Non trova il campo. Infatti chiama tocco di Schwarz che però dice di no. Lo vediamo da questo replay. Mentre il video check è in corso. Burnout attacca. La palla adesso Tilly al servizio. Prova a smorzarlo. Ishikawa però lo legge bene e lo riceve. Poi Patrì cercato. Gran diagonale di Patrì. Seganov c'era. Di poco però non riesce a difenderlo. Però muro a uno Patrì sceglie di non giocare sulle mani del muro ma di tirare una bellissima e stupenda diagonale. Dai 9 metri. Fa forte Cavuto. Risponde presente Pesaresi. Poi Ishikawa con la fight. Forte il giapponese. Yuki Ishikawa. 29-28, Milano ha l'ennesima palla match. Coraggioso Sbertoli a dare questa pipa in Ishikawa. In questo veramente frangente. Pari, Ishikawa ancora in battuta. Su Tilly che riceve molto bene. Allora Seganov può cercare Cavuto, muro a uno, lo difende Pesaresi. Deve attaccare Urnaut sull'alzata di Cosamerri. Gran difesa di Cavaccini. Allora dall'altra parte Sabi col pallonetto lo copre Patrì. Sbertoli, dall'altra parte c'è Ishikawa con la palla troppo bassa, la palla torna nel campo della top volley e questa volta gli dei della pallavolo hanno sorriso a Milano perché gli hanno regalato un colpo di pura fortuna qui. Questo è fortuna, un punto di testa, di rimbalzo sulla testa, incredibile. Murato in testa Ishikawa, la palla gli rimbalza addosso e cade docile nel campo di servizio. Ancora Sabi riceve Urnaut, Sbertoli a cercare proprio Urnaut che attacca bene la diagonale, 12 pari. E il muro di Crick si è lanciato e praticamente cercando di unire